Presto il Molise si doterà di 150 guardie ambientali volontarie. È tutto pronto infatti per la prima edizione del corso di formazione promosso dalla provincia di Campobasso. Il bando sarà disponibile da domani sul sito web dello stesso ente. Una figura, quella della guardia volontaria, voluta dalla regione con una delibera del 30 agosto 2011. Il compito delle guardie ambientali è quello di vigilare sul territorio e salvaguardare la difesa dell'ambiente. Una risorsa importantissima per il Molise, regione con oltre il 50% del territorio coperto da boschi e foreste, con l'area regionale protetta del WWF di Guardia Regia Campochiaro tra le più estese del paese e con ben due aree della biosfera in provincia di Isernia, tra Vasto Girardi e Pietrabondante. In tutta Italia ne esistono solo 8. Il corso di formazione per guardie ambientali volontarie è stato presentato oggi alla provincia di Campobasso. Le GAV, le guardie ambientali volontarie, sono uno strumento riconosciuto a livello nazionale. La Regione Molise nel 2006 ha recepito la legge nazionale e ha promulgato una legge regionale che ha consentito alla provincia di Campobasso, attraverso un finanziamento, di organizzare questo corso di formazione rivolto a 150 corsisti. I requisiti sono molto semplici: la maggiore età, il diploma di scuola superiore, la nazionalità italiana e il, naturalmente, non aver ricevuto condanne in materia ambientale. Un'occasione importante, abbiamo voluto dare massima trasparenza al bando che domani uscirà pubblicamente, coinvolgendo in modo particolare le associazioni ambientaliste, le associazioni venatorie, quelle dei pescatori, le associazioni del mondo agrario, perché ogni giorno sono sul territorio, conoscono il territorio. E l'iter di formazione come è strutturato? Ci saranno dei moduli didattici precisi, quindi tutti coloro che saranno ammessi a seguire il corso avranno la possibilità di fare più di 100 ore di formazione in aula e anche all'esterno. Grazie anche al coinvolgimento delle forze di polizia, in modo particolare la polizia provinciale, il corpo forestale, e alla fine di questo percorso in aula ci sarà la possibilità di un tirocinio curriculare che è anche spendibile nel mondo lavorativo e che prevederà anche un piccolo rimborso per tutti coloro che ne parteciperanno.